Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Sam, ma io devo fare una domanda. Oggi, tutti quanti, in molti anni, ci saranno chiedendo tra tutte le big europee chi è la più forte. Andiamo a scoprire in questo video, metteremo tutte le squadre che hanno 5 stelle e si sfideranno tra di loro, quindi tutti saranno big match. Partiamo dal Paris Saint-Germain. Andiamo un po' indietro. Qua abbiamo l'Atletico di Madrid. Ci sono Barcellona e Real Madrid anche nella Spagna. Real Madrid. Che fortuna! Ho una fortuna pazzesca! Vabbè, è la prima volta che metto casuale e incontro quello che mi serve. Wow, pazzesco! Tipo qua sicuramente non mi andava bene. Perché vedete. Qua pure ce ne sono un sacco, c'è l'Arsenal, c'è lo United, c'è il City, allora, Aston Villa 4,5, guarda il Chelsea si arriva a 5 stelle, ma una 4,5, meglio così perché se no non ce la facciamo, Liverpool, allora ragazzi, so che questo video contiene tutte quelle squadre da 5 stelle, ma ci mancano Manchester City, Manchester United e Bayern Monaco, e qua ne possiamo mettere due, quindi Manchester United non ci sarà. Mi dispiace anche a me, qua non c'è nessuno con 5 stelle. Qua la Serie A non tiene nessuno con 5 stelle, ma è possibile. Se no la mettiamo di corsa. L'Arsenal. Manchester United, Manchester City, vediamo se ce ne sono altre, no? La Manchester City, il Bayern Monaco non si può mai mancare, non può mai mancare. Se no mettevo anche lo United, per carità, pure il Borussia. Guardate se ci sono altre squadre che tengono 5 stelle. No, oltre al Bayern Monaco niente. Se vedete tutto colorato di 5 stelle, andiamo a vedere in questo torneo chi è molto più forte, chi è più forte tra tutte esse. È un torneo, questo non ci importa. Vediamo quali sono i quarti di finale. Atletico di Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, PSG e Arsenal, Manchester City. C'è un solo derby, Arsenal, Manchester City. Sì. E andata e ritorno, ragazzi. Durerà pochissimo sto video. Si gioca al Civitas Metropolitano. E Liverpool fa l'impresa con Liverpool e Luis Diaz. Non basta il gol di Antoine Griezmann. Adesso ci dovrebbe essere Real Madrid contro Bayern di Monaco. Come in Champions, nella semifinale della Champions League. Quando finisce 2-2 e poi finisce 2-1 per Real Madrid. Guardate che vi dico. No, vabbè, siamo là. Teniamo dei like, dei leagues, non so come si dice Vinicius. Per ora 0 rossi, eh. Quindi ho parlato, adesso c'è un rosso. No. Gavi, Lewandowski, rimontano Asensio. Che se non mi sbaglio si chiama Mario o Marco. Alza la Manchester City, ultimo quarto finale di andata, quarto di finale di andata. L'Arsenal tiene Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Rice, Odegaard, Martinelli. Saliba, è una bella squadra l'Arsenal, attenzione. La vince il City, con Grealish e Haaland, non basta il gol dell'inglese Bukayo Saka. Liverpool di come è andata a finire 2-1 per il Liverpool. L'Atletico del Cholo che ci può già salutare, ma anche Gakpo, Van Dijk, Salah, Van Dijk, Gakpo, Salah, Ruben Dias, Charlison. Non scherzano mica, Alexander Arnold, Robertson. Ok. Non ci credo, cioè l'Atletico di Madrid è passato per il gol in trasferta. Mi pare che qua c'è ancora quell'arena, non mi dire. No, non mi dire, però no, non mi piace così, ah.
Ma è bruttissimo il fatto che corri in trasferta. Ma che regola è? Ma è orribile. Ma che brava di Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, Toni Kroos, Valverde, Mendy, Alaba. Lì mi sorprende perché dovrebbe stare Courtois, ma qua era infortunato. Quella gesso alla gamba. Militao, Carvajal. Il Real Madrid ufficialmente eliminato dal torneo. Passa il Bayern Monaco. E questa sì che è una macchia invece. Non ci posso credere, non ci posso credere. La finale anticipata era Real Madrid contro Manchester City. Vabbè, questa però è un'impresa, eh. Perché Real Madrid era quasi scontato che passava con il PSG. Aspettate, questo è disconnesso. Non posso usare questo. Ah sì, comunque beh, sta facendo la Real Madrid e il Liverpool per ora eliminati. Bayern Monaco c'è pericolo in trasferta, anche l'Atletico di Madrid, eliminato la PSG. Quindi già PSG e Real Madrid se sono andati a fare la doccia. O se ne andrà pure a Manchester City, spero di no. No, perché c'è. Subito qua fa un video epico, vado a vedere le migliori che vengono eliminate. Vai. Vabbè, si ripassa, è scontato. Quindi Manchester City, Barcellona, Bermola, Atletico Madrid passano. Incredibile, io so già quale sarà la finale. Manchester City, Bermola, secondo me. Atletico Madrid, Bermola e Barcellona contro Manchester City. Passa il Bayern, in realtà vince l'andata il Bayern Monaco 1-0 con il gol disconosciuto perché non ho visto chi era. Ragazzi, ma fa imbrogli. Cioè, tolgo tutti i più forti al Barcellona così vince la Madrid. Non so mai imbrogliare. Infatti sto scherzando. Al Barcellona cioè, tiene 90 di attacco, mamma mia, più il City è 87 mi pare. Ma il City gli dimostra che sa vincere. Con il gol della norvegese inglese, Erling Haaland. Si gioca l'andata. Bayern basta un pareggio. Se perde 1-0 si fa supplementare per rigori, se perde 2-1 passa l'Atletico. Si può succedere di tutto. Vince il Bayern Monaco, la prima finalista. Spero che passa il City, perché poi qua non lo fanno, ma io farei anche la finale per il terzo posto, perché è bello. Allora, ha vinto 1-0 il City, basta un pareggio. Vedete, se vince 3-1 il Barcellona, vedete, vedete come vince? Vedete, vedete! Non ci credo! Non ci credo, la finale sarà Bayern Monaco Barcellona, sì. Non ci credo. Cioè, era scontato che il Manchester City o che il Real Madrid vincevano, non ha vinto nessuna delle due. Ma Real Madrid ha fatto una figuraccia che si è fermata ai quarti. Ma il Manchester City ha un po' di meno, cioè agli ottavi, una rimonta da parte del Barça, che mi ricorda il Barça PSG 6-1, mamma mia, voilà, nessuno se la scorda. Finale per il terzo posto sarà Manchester City alla Real Madrid. Qua non la fa, non la faccio. Però prima tutti siamo venuti qui per vedere la finale. Questa è la simulolenta. Bayern Monaco versus Barça. La finale di questo torneo con tutte le squadre con 5 stelle inizia in questo momento. Attacca adesso il Bayern di Monaco, che vuole il gol del vantaggio. Può provare la conclusione, non la prova, perde palla. Ter Stegen. No, non li so i nomi, ragazzi. Io premo comunque, è pazzesco che io premo TR3 e mi sta dicendo visuale tattica, ma quella è carriera. Allenatore, la visuale tattica.
E c'è il gol! Passa in vantaggio il Bayern Monaco. Bayern Monaco 1, Barcellona 0. Che parata di De Stegen, intanto il Bayern ha fatto due tiri, due occasioni, in possesso 50-50. 51-52. 51-50. 51 per il base, 52. 53. 54. 55. Ma facciamo il conto fino al minuto. Quel Bassa sta giocando malissimo, eh. Voglio che fa almeno un'occasione a Barcellona. Roberta. Oh, un'occasione per il Barcellona. Eccola. Ah no, era un bel retropassaggio. Crossa. Attenzione allo stacco di testa! C'è il pareggio del Barcellona. Il gol di Robert Lewandowski. Un'occasione, un gol per gli spagnoli. Ecco, al quindicesimo il gol di Gnabry, ecco la quando, al quattordicesimo il gol di Lewandowski. Finisce 1-1 il primo tempo. Ma prima devo avanzare alla fine, no, non si va mai. Attenzione a Bayern Monaco avanti, la realtà prima ha vinto 6 football, dopo con Barça in rimonta con il Napoli, eh. Ma non posso fare una cosa. Super parata di Neuer intanto. Voglio fare, scendi in campo. Allora, vogliamo che fa giocare. Scendi in campo, seleziona lato. Ah, non me lo fa fare. Non me lo puoi far fare, ti prego. Io vedo tanti youtuber che vedono da questo. Come fanno? Evasione video? Non so dove ne importa. Dai, fammelo fare. Ma come si fa? Ah, vabbè, abbiamo capito. Ma visto la tattica? Oh mio Dio, oh mio Dio, ho le mani alzate, ho fatto visuale tattica. Non ci credo, adesso possiamo vederla bene. Adesso si può vedere bene dall'inizio alla fine. Vi giuro che non sto giocando, eh. Tengo le mani alzate. Cioè, io due controller tengo, uno stacco che è acceso che comando tutto e l'altro stacco che scarico. Mamma mia! Come fanno tutti? Aveva scritto visuale spettatore, nascondi per uno, non me ne importa, io me la guardo. Sarà Robert Kim Min-jae, il nostro ex. Contropiede per il Bayern Monaco. Contropiede per il Bayern Monaco. Sane, attenzione, si libera benissimo. Perde palla. Lui perde Young. Rafinha. Lewandowski. De Jong. Gundogan, tocco per Lewandowski che scambia su Gavi, cerca di andare sulla fascia. Occhio, perché può fare attraverso nel mezzo Lewandowski. Non arriva nessuno. Coman, ripartenza dei tedeschi. Musiala, Maz, sconosciuto. Kimmich, Musiala. Si sta liberando Sané. Venezia, Niavi, in fuorigioco. Eh sì, però qua io non posso avanzare, quindi devo aspettare tutto, di tutto, di tutto. Bea. Però vi dovete muovere, ragazzi.
Attenzione a Rafinha, attenzione al brasiliano. Rafinha! Rafinha! All'ottantesimo minuto infligge un gol che vale una stagione, vale forse la vittoria del Barça. E vediamo questo gol sul replay. D'esterno, l'ala brasiliana del Barcellona mette dentro un gol che vale una coppa, forse. Dunque, Barça che la rimonta. Non l'accetta l'Atletico di Madrid. Il Bayern Monaco, che vuole pareggio, spinge in tutti i modi. Sané. Questi sono scarsi. Perché tengo principiante contro principiante. Non potevo mettere leggenda contro leggenda. Vabbè. Mamma mia, questi non riescono a manovrare la palla. Siamo sempre più. Ma stai registrando? Ah sì, sono sempre più vicino al fischio finale. Volte, rapina, la figlia. Lewandowski, Gundogan. Ci prova il Barça che vuole chiudere. Alfonso Davies, recupero del canadese. Un minuto di recupero che è già scaduto. Arbitro, avvicina il fischio alla bocca. Fischia 3 volte. Il Barcellona è campione di questo torneo. Festa per tutti gli spagnoli, disperazione invece per i tedeschi che hanno avuto l'opportunità, che vanno l'opportunità di vincere un torneo. Alla fine, ragazzi, è durato 16 minuti il video, 16 minuti il video, però c'è la finale per il terzo posto. Vince il Barça, che può alzare la Coppa dei Campioni, così si chiamerà così. L'altro è il capitano, Ter Stegen, alza la coppa nel cielo di Londra, perché per me quello è Wembley, anche se non lo è, non me ne importa. Vince il Barcellona, va a festeggiare sotto tutte le curve. Ok, però adesso basta, dai. Basta, dai. Selezioniamo il lato. Non è possibile, eh. Voglio aspettare a questi che vanno. Sì. Dai, mi scoccio però. Non abbiamo visto che ha dato la coppa. Ah, la foto, giustamente manca la foto. Barcellona è campione del mio torneo. Ok. Non. Mi sa che si è buggato perché non mi fa. Basta. Cioè, guarda, ma se secondo questo gioco i fan si divertono a guardare tutta sta roba. Intanto ha messo un'occasione, non è che ha messo tutto. Che avanti il Barcellona è campione, ma la finale per il terzo posto è Manchester City contro l'Atletico di Madrid. Sono curioso di vedere cosa ne uscirà. Ok, ragazzi, adesso andiamo a simulare. Ci vediamo. Beh, ragazzi, sto mettendo questa finale. Vediamo che esce. Se esce Inghilterra, gioca in casa del City. Se esce Spagna, gioca in casa dell'Atletico. Gioca in casa dell'Atletico. Guarda, concilese, mi hai aiutato, grazie. Se sentite rumore nel mio joystick, non vi preoccupate. No, però non mi ci sentivo con questa maglia, non lo accetto per niente. E sarei con quella in casa. Però mi voglio vedere un bello spettacolo. Quindi mettiamo 3 minuti, va bene, mettiamo leggenda. Ma che cos'è principiante contro principiante? Vado a finire 5 a 4 sta partita. Per dire, voglio gol. Ah, qua posso pure skippare se voglio, meglio così. Inizia la finale per il terzo posto. Non contate che là sopra sta scritto amichevole, sta scritto finale, terzo posto, Coppa delle Big si chiamerà. Finale, terzo posto, Coppa delle Big sta scritto. Non sbaglio a scrivere amichevole. Questa non è mai un'amichevole.
Questa è una partita bella. Attenzione subito a Olanda, la zona della Norvegia. Vedete, Vale si sbatte. Dice: no! Dovevo fare gol. Sto scherzando. Vediamo come si fa questa partita. A me non farebbe schifo i rigori. Cioè, i rigori sono sempre sfide belle perché, tra l'altro, sono due squadre forti, non sai manco chi può vincere. Non Napoli-Modena. Vabbè, i rigori non si sa mai chi può vincere la più forte, può vincere la meno forte, può vincere la scarsa, può vincere la forte, può vincere la Madrid contro la squadra irlandese, può vincere la squadra irlandese, non si sa mai. Ma sono più quotate ed è più facile che vincano le squadre più forti. Però qua io do 1, gli do 2 10 alla Manchester City, 3 10 al pareggio e... Anzi, 3 15 al pareggio e 2 57 e l'Atletico di Madrid. Ovviamente la vittoria è entro 90 minuti, non... Poi i rigori do quotato il City a 2 10, l'Atletico di Madrid... 3-0-7, facciamo. Adesso sono Davide Silva. Bernardo Silva, in realtà. Non so neanche chi sei. È un... Vabbè, non facevo tutti i discorsi. Vabbè, Walker. Grealish, Walker. Ma che ci fa Walker? A che? Il tocco per Walker, cari Walker. Haaland. Tu sei Allende Atletico de Madrid. Intanto mi è ammonito il mio Alan. I primi 30 minuti c'è perfetta parità con niente, proprio l'ammonizione basta. Zero cambi, zero rigori, zero gol, zero gol annullati, zero cambi. Vabbè, siamo nel primo tempo. Alanda con sopra la scritta gialla, è pazzesco. Perché ha ammonito. Attenzione a quello che non ha preciso me la in Inghilterra. Dietro per Kovacic. Kovacic prova la botta. Murato, al momento del tiro. Guarda come riparte l'Atletico di Madrid. Memphis Depay, scatta l'olandese. Apri Sequeta. È in zona, può fare un traversone. Ragazzi, scusatemi, ma dato che il telefono stava al 2%, mi ha detto che la batteria poi si scarica e quindi non si poteva, non poteva continuare a registrare. Vabbè, dopo unisco i due pezzi, continuiamo. Per fortuna non mi sono perso niente. Nel tempo che finisce in parità, ho visto un po' i dati, 0 tiri a 0, più possesso per inglesi. Guardate, 59, piazza 58, 0 tiri a 0, gol previsti 0 a 0, 0,0, 0,0, cioè proprio una partita orribile, schifosa questa partita per ora. Ed è pure una finale di terzo posto e teniamo pure leggenda contro leggenda, non c'è niente proprio. Se me vanno ai rigori, 100%, 99, 90% vanno ai rigori secondo me, perché per ora 0 tiri, neanche curati. Gol previsti XG 0,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 
In zona Depay. Si gira olandese. Scambio con Depay. 1-2. Ruben riesce a recuperare. C'è il recupero pazzesco. Antoine Griezmann. C'è l'1-2. Ancora 1-2. Griezmann. Ederson. Primo tiro della partita. Prima cosa della partita che per l'Atletico de Madrid. Con Ederson che para questo tiro su Antoine Griezmann. Non segna la punta spagnola, non ci riesce. C'è la Maragana adesso, l'attaccante spagnolo. Stonza a recuperare. Ma c'è il recupero di Gignez che si gira. Calcio in porta! Ancora Ederson. Risponde presente di nuovo il portiere brasiliano da 8 stasera, da 7 stasera. Due parate in meno di 10 minuti. È una Madrid che si è svegliato. Come si dice, come dicono molti. Fate amico Letto Llorente. Viene fermato il fratello di Marcos Llorente e il fratello di Llorente della Roma. Quindi il fratello di Llorente della Roma, il fratello di Marcos
di Llorente della Roma e Llorente l'ex del Napoli. Chissà se è lui. Walker. Haaland che già ha ammonito. Haaland può provare la botta. Per il primo tiro del City di questa partita al 70esimo. Haaland del dribbling. City che non ne sta, è stato zero di presente. Non ha avuto un'occasione. 0,0 ancora di XG. Zero tiri. Neanche Murati. Chissà se intercettati, pare uno sì. Stonza, c'è il recupero del De Bruyne. Scusa, del Manchester City. Corre sulla fascia Bernardo Silva. Bernardo. Arriva sulla fascia, occhio a traversone, non arriva a traversone, calcio d'angolo. Carrasco la butta fuori. Ed è 5 propri amici. Il Ciolo cambia qualcosa, entra Alvaro Morata, eccolo Alvaro Morata al posto di Depay, subito Haaland, ci prova, non prova, non ce la lascia tirare ancora Kovacic, Hermoso che doveva venire a Napoli, mi sa che non viene più. All'80esimo le squadre sono in estrema parità. Bernardo Silva, Walker, De Paul regolare il suo intervento. Calcio d'angolo per il Manchester City che però ha avuto zero occasioni, ripeto. Attenzione a Haaland, non ci credo. Kovacic ancora, si salva l'Atletico. Spazza via questo pallone. Walker ci prova in tutti i modi le due squadre che vogliono il terzo posto in questo torneo. Kevin De Bruyne, no, voglio, ragazzi, voglio rigori, voglio rigori, voglio rigori. Vabbè, anche se non finisce il rigore, comunque una partita combattuta fino ad ora. Zero occasioni, poi un gol. Che appare improvviso Rodri, si gira Kovacic, dentro per Bernardo Silva! Bernardo Silva alla prima occasione, il Manchester City. Cos'è successo? Il Manchester City segna, vale la vittoria, vale levare il terzo posto. Incredibile, un'occasione, un gol, ma il gol l'hanno fatto, ce l'hanno fatta. Non ci arriva l'estremo difensore sloveno Oblak, la disperazione del Ciolo. E Atletico che adesso ha pochissimo tempo a disposizione, ce lo deve far bastare. Al 90esimo Griezmann, il 90esimo intossica al City, il solo Antoine Griezmann. L'Atletico che ci prova. C'è il fallo, finisce qui e dunque il Manchester City conquista il terzo posto di questo torneo avvincente. Primo posto Barcellona, secondo Bayern Monaco, terzo Manchester City e quarto Atletico de Madrid. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!